L'ultima volta non c'ero purtroppo perché io faccio la delegata alla sanità ma continuo a fare il mio lavoro. La cosa è complicata ma questo almeno mi consente di mantenere i piedi per terra, ho a che fare con il cuore e il sangue, se così si può dire. Per fortuna faccio la ginecologa, quindi tutto sommato è un lato molto positivo della vita. Però sulla questione delle tecnologie, io che sono, mi definisco una tecnolesa, invece ho dovuto apprendere molto perché in questo periodo molto è servito. Il fatto di parlare rispetto ai più fragili mi piace, perché? Perché la città è un essere vivente e noi che governiamo la città in realtà abbiamo a che fare con un unico corpo, cuore e mente. È un soggetto, non è una somma di tante parti, ma è un soggetto in realtà con una propria identità che è fatta da tantissime cose, tra cui ci sono anche le persone più fragili, che non sono solo le persone anziane o disabili, e ci sono. Ma quando io penso a questa difficoltà, penso ai tanti bambini e bambine che non hanno potuto continuare la scuola. C'è un ritorno drammatico dell'interruzione scolastica perché non avevano mezzi a disposizione sufficienti, per esempio, nonostante molti comuni, tra cui il nostro, hanno dato, si sono impegnati. O perché le madri, penso soprattutto agli stranieri, sapete che nella nostra città sono più del 18%, le madri non sanno che cosa significa, quindi non potevano accedere neppure alle informazioni della scuola. Quindi in realtà questo è un tema presente, bollente, e stamattina mi hanno intervistato sul periodo, sulla curva che è così che stiamo vivendo. Uno dei temi cruciali è sicuramente la telemedicina, perché è vero servono i sistemi di protezione, che insomma speriamo ci siano adesso, però sicuramente è possibile questo raccordo tra medico e paziente che non fa saltare l'umanità, perché non è questo, si può lavorare sul e dentro l'umanità anche in questo modo. E poi c'è la questione grande degli anziani e delle anziane nell'RSA, che sono quelli che rimangono più soli, perché è vero, anche lì sono stati acquistati tablet, ma lì c'è anche la cura. Io leggevo per un'altra conferenza di questo tipo a maggio-giugno, in cui si parlava proprio di RSA, c'è il tema del come seguire le persone a casa. La Danimarca, per esempio, investe molto di più in servizi a domicilio per anziani che servizi di case di riposo, per esempio. Ci sono tecnologie molto avanzate, un cuscino sotto il materasso che ti dica come respiri, come va il cuore, eccetera. Dico delle cose banali e dette in maniera impropria tecnologicamente, però esistono. Quindi adesso è il tempo di metterle in campo, di usare questa pioggia di denaro che pare arrivi, non tanto fuori, ma dovrebbe arrivare, speriamo, per questo. Questo significa aver cura delle persone, non allontanarle dai propri cari, mantenere questo rapporto. Uno dei problemi che ho avuto io in marzo, aprile, mi chiamavano parenti di persone in ospedale in RSA e mi dicevano: ma come faccio io a sapere come stanno? E allora abbiamo fatto girare, tante persone hanno regalato tablet con i giovani specializzandi che insegnavano agli anziani a come usarlo. Questa è una grande, la solidarietà che c'è stata è vera, è un'umanità stravolgente. Noi ci siamo illusi, forse non tutti, io ero un po' più pessimista, ci siamo illusi che l'avessimo lasciato alle spalle e sta ritornando. Ecco, io credo che una giornata come questa, mi dispiace ma io ho il consiglio comunale, devo scappare, in remoto, per cui devo scappare, però è quello che oggi serve. Non si può fare una buona medicina oggi, e ci servirà per domani, dopodomani, se non affrontiamo questi temi in maniera ragionevole, oculata e rigorosa. Quindi grazie sicuramente ai relatori, io mi farò dare i vostri numeri perché mi serviranno, e ringrazio tutti voi perché il vostro lavoro di buona comunicazione è essenziale. Grazie di cuore davvero.